Roma è quasi banale parlarne, sia dal punto di vista, perché loro dicono no, ma noi abbiamo trovato un disastro. Beh, ma mettiamo che sia vero, in un certo senso è vero, beh, la gente ha votato te perché gli hai detto guarda che io i disastri li so rimediare. Dopo un anno e mezzo, quasi due anni, non solo non hanno rimediato, ma addirittura la situazione è peggiorata. E lo stesso vale per Livorno, cioè ieri è stato indagato il sindaco, per carità mi spiace perché di fronte a delle calamità naturali capisco la difficoltà dei sindaci, ma è stato indagato perché non è stato capace di dare l'allarme ai suoi cittadini, ci sono stati dei morti. L'Appennino a Torino ha ottenuto il record europeo di feriti in una manifestazione pubblica, 1300, per la sua incapacità, sua e della sua amministrazione. Allora, se tanto mi dà tanto, portiamo queste esperienze a livello nazionale, io non so che fine fa il paese. Travaglio. Sui 5 Stelle peserebbe la prova di Milano e di Roma e Torino sostanzialmente. Ma sai, Torino è la città più indebitata d'Europa, Milano ha 15 miliardi di debiti, quei debiti ovviamente non li hanno fatti i 5 Stelle, poi i 5 Stelle hanno fatto un sacco di errori, hanno incontrato un sacco di difficoltà nelle città, ma il loro punto di forza che nessuno è riuscito ancora a scalfire, fino a quando non ne prenderanno qualcuno naturalmente, è che non rubano. Appena iniziato ad Alessandria il processo per direttissima al consigliere comunale Angelo Malerba, 5 Stelle arrestato per furto. E penso che la gente sappia distinguere tra un avviso di garanzia per una disgrazia e un avviso di garanzia per una ruberia. Quando si comporteranno come gli altri, anche dal punto di vista del rubare, del mettersi in tasca i soldi dei cittadini o del favorire gli amici degli amici, allora sì potranno gli altri partiti dire i 5 Stelle sono come noi. E i 5 Stelle perderanno quel consenso che oggi hanno. Al momento ce l'hanno proprio perché almeno sul punto della questione morale si sono dimostrati diversi dagli altri. Poi, il conto è governare in una città indebitata, il conto è governare il paese. Il paese ovviamente è un'altra cosa rispetto alla città di Roma. Gli amici degli amici, non è vero che non li hanno aiutati, perché a Roma la sindaca andrà sotto processo per falso, truffa, non mi ricordo esattamente il reato, proprio perché ha favorito degli amici degli amici. A Torino più o meno è successo la stessa dichiarazione. Sì, se guarda, non te lo trovi, cioè ha favorito il suo amico, il fratello del suo amico, poi lo saranno i giudici a stabilire. Non è quella l'accusa. Va bene, non è quella l'accusa, abbiamo capito male, così come abbiamo capito male a Torino, dove il braccio destro della sindaca è stato beccato al telefono a raccomandare l'amico dell'amico. Quindi affari moralisti. E infatti lo hanno affari cacciato, affari moralisti. Trovi sempre qualcuno più morale di te. Dopodiché è ovvio che chiunque dotato di un minimo buonsenso non vuole essere governato dai ladri. Ma questa è una precondizione. Perché uno vuole essere governato da gente capace che risolve i suoi problemi. A me il mondo è pieno di gente onesta, assolutamente incapace e stupida. Io non mi faccio governare né dai ladri, ma neanche dagli incapaci e dagli stupidi. Diciamo, può dar fastidio quello che dice Sallusti, ma in effetti qua Berlusconi sta tornando, secondo i sondaggi, con la sua coalizione a guidare e questa legislatura è partita con lui ai servizi sociali.